Oggi cucineremo la mia interpretazione della crostatina alla frutta. Abbiamo bisogno di uova, zucchero, la farina, succo di limone, la colla di pesce e il burro. Abbiamo i frutti di bosco, la menta, la panna montata e olio cuore. Per preparare il lemon curd partiamo da una pentola, un bagnomaria e aggiungiamo lo zucchero, il succo del limone. Ora prendiamo una frusta, iniziamo questa fase tecnica del montaggio. Appena abbiamo sciolto lo zucchero iniziamo a incorporare le uova. E ora montiamo fino a 80 gradi. Dobbiamo controllarlo ovviamente con un termometro da cucina. Ora prendiamo la colla di pesce. L'ultimo passaggio è il burro. Bene, abbiamo montato col burro, possiamo anche spegnere il fuoco. Ora andiamo a preparare la frolla. Usiamo olio cuore anziché il burro, rimane molto più soffice. Partiamo dalla farina, apriamo a spirale, lo zucchero, le uova, una intera e uno solo il rosso. Iniziamo a impastare. Prendiamo l'olio cuore e iniziamo a versare a pioggia. Continuiamo a impastare fino a ottenere il panetto di frolla. L'impasto è pronto, deve riposare in frigorifero per 12 ore e poi passiamo alla cottura. La frolla l'abbiamo lasciata riposare, l'abbiamo stesa. Abbiamo preparato dei dischi con il coppapasta in questo modo e le diamo un aspetto scenografico. Quindi facciamo dei piccoli buchi con dei coppapasta, dimensioni diverse uno dall'altro. Facciamo un altro qua. Ora la mettiamo in forno a cuocere per 8 minuti a 160 gradi. Dopo aver raffreddato il lemon curd, l'abbiamo posto in un sac à poche e siamo pronti per chiudere il piatto. Mettiamo dei piccoli punti. Prendiamo la panna montata, facciamo la stessa cosa. Ora prendiamo i mirtilli, diamo colore, passiamo al lampone, prendiamo le fragole, gli diamo un taglio in quattro, prendiamo il ribes, lasciamo il mazzetto intero, prendiamo la frolla, chiudiamo il piatto con menta, la stecca di vaniglia e il piatto è finito. Buon appetito! E ricordatevi che per una buona cucina servono ingredienti, passione, tecnica e un cuore da chef.